Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio. Bentornati, bentornati a Extra. Il provvedimento era nell'aria da tempo, preannunciato da molte polemiche. Poche ore fa è arrivato il via libera da parte dell'Europarlamento a Strasburgo. Messa al bando delle auto con motori benzina e diesel a partire dal 2035. È una data questa che è un punto di svolta nella strategia della lotta allo smog, ma è una data che inevitabilmente fa paura ai cittadini e anche, perché no, alle istituzioni. La politica italiana ha già annunciato di voler dare battaglia, ma concretamente cosa significa questa rivoluzione? Quello che tra poco cercheremo di capire insieme a un ospite. Adesso c'è la copertina che come sempre ci aiuta a entrare nel vivo dell'attualità. L'ha firmata per noi Gabriele Silvestri. L'obiettivo di fondo è ambizioso, rendere l'Europa a emissioni zero entro il 2050. E siccome per gli esperti anche auto e camion danno il contributo allo smog, il provvedimento votato ieri a Strasburgo ipotizza che già dal 2035 possano circolare solo quei veicoli che non emettono CO2. Il bando dei motori termici dunque non sarà immediato e per 3 anni potrebbero esserci ripensamenti, ma intanto le case automobilistiche dovranno ripensare la propria offerta produttiva, poiché dopo il 31 dicembre 2024 i modelli benzina e diesel non potranno più essere venduti. Ovviamente non mancano le deroghe, ma la rivoluzione green che sta per abbattersi sul mercato automobilistico europeo sta già sollevando proteste. Se ieri il vice premier Salvini ha definito folle la scelta del Parlamento perché dannosa per l'economia italiana, anche le associazioni dei consumatori si dicono preoccupate. La mobilità del futuro pare sarà alimentata dall'elettricità, ma i costi per l'acquisto di questi modelli in Italia sono ancora troppo alti e rischiano di rappresentare un problema alla transizione ecologica del nostro paese. Insomma, questione di incentivi, senza i quali le famiglie italiane, pur favorevoli all'auto elettrica, difficilmente la compreranno. Sempre che l'Europa non cambi strategia in corsa, valutando strumenti alternativi, perché anche la scienza pare aver accolto con freddezza la precipitosa svolta europea verso l'elettrico. Se negli USA il 19% di chi negli ultimi anni ha già comprato un modello di nuova generazione si è pentito per le scarse prestazioni e le difficoltà di gestione, uno studio degli accademici della University of California mette in dubbio i benefici per l'ambiente perché, dicono gli scienziati, i componenti delle auto elettriche sono prodotti con attività inquinanti. Allora, cerchiamo di capire come tutto questo impatterà sul mercato italiano, sulle abitudini di noi automobilisti. Con noi in collegamento c'è Gianprimo Quagliano, che è il presidente del Centro Studi Promotor. Intanto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il Centro Studi Promotor è un osservatorio molto autorevole che ci aiuta anche a capire le dinamiche del settore automotive a livello nazionale, ma non soltanto. La domanda che le faccio è: soltanto noi in Europa siamo così preoccupati da questa scadenza? No, assolutamente, siamo in ottima compagnia, perché preoccupata è anche una parte dell'industria automobilistica, perché Luca De Meo, che è il presidente della CEA, che è l'associazione che raggruppa le case automobilistiche, proprio recentemente ha messo in guardia contro le possibili ricadute negative di questa scelta sull'attività produttiva, ma anche sull'occupazione. E De Meo ha detto: in tutto il mondo dove si fanno delle politiche in favore dell'ambiente si danno degli incentivi, invece in Europa si pongono soprattutto dei limiti e delle proibizioni, e quindi c'è una parte dell'industria automobilistica, non quella tedesca però, hanno sensibili molti dubbi su questa scelta, perché avrà un impatto notevole anche sull'occupazione, perché produrre un'auto elettrica è più semplice e comporta meno manodopera e meno componenti che non produrre un'auto tradizionale. Quindi, a parità di produzione, produrre un'auto elettrica, passare l'auto elettrica vuol dire avere anche una diminuzione di occupazione. Questo è un po' lo scenario internazionale. Presidente, perché le case automobilistiche tedesche sono meno preoccupate? Mi pare di capire che ci fosse, da questo punto di vista, una differenza rispetto agli altri stati europei. Perché?
Beh, le case automobilistiche hanno investito molto, poi sono in un ambiente, la Germania, fortemente influenzato dalla presenza dei movimenti ecologisti, dei Verdi sostanzialmente, che insistono molto su questa soluzione, che è indubbiamente traumatica perché comporterà un ricambio anticipato del parco circolante nell'Unione Europea, perché è bene dire che queste norme sono state adottate nell'Unione Europea e che al di fuori dell'Unione Europea non ci sono norme di questo tipo, anzi, assolutamente ci sono incentivi per il passaggio alla mobilità elettrica, ma non ci sono dei vincoli così stringenti come quelli che ha imposto l'Europa. E quindi la situazione è indubbiamente preoccupante sia per gli automobilisti che per le case automobilistiche. Le case tedesche sono più sensibili forse al richiamo dell'ecologia e quindi hanno una posizione più morbida. Comunque il problema esiste e di qui al 2035 ci sono ancora 12 anni e quindi possono succedere molte cose. La scadenza è, diciamo così, molto in là nel tempo. Abbiamo capito che tutto questo rientra nell'obiettivo più ampio e ambizioso di ridurre a zero le emissioni da qui al 2050. Siccome anche il mercato dei veicoli ha la sua, fetta di responsabilità nei livelli di inquinamento e di emissione di CO2, l'obiettivo è dare un contributo in tal senso. Però in realtà, già dal 2024, al 31 dicembre del 2024, non sarà più possibile vendere auto, benzina e diesel. Questo non rischia di rappresentare un problema per quegli italiani che magari devono cambiare la propria vettura, ma non possono banalmente permettersi di passare all'elettrica? Certamente che può costituire un problema anche serio, ed è per questo che occorrono dei forti incentivi per favorire, per agevolare questo processo di transizione verso l'elettrica, incentivi il cui costo naturalmente non può che ricadere in genere sulla collettività, sulla fiscalità, quindi deve essere addossato alla fiscalità generale, perché se è vero che il miglioramento dell'ambiente va a vantaggio di tutti, i costi non possono essere di questa operazione, non possono essere addossati soltanto a una parte della collettività. Quindi è l'intera collettività che deve farsi carico di trovare degli incentivi efficaci perché il processo avvenga. Perché se si scaricano i costi soltanto su una parte della collettività, poi si possono verificare delle situazioni anche molto incresciose, come è successo, come successe qualche tempo fa in Francia, dove la minaccia di intervenire pesantemente nei confronti del diesel fece scattare il movimento dei gilet gialli, che poi andò avanti molto tempo. Quindi, Presidente, la situazione è, come lei dice, destinata a dei cambiamenti, ma c'è la possibilità di un dietrofront. Fino al 2026, di fatto, l'Europa si riserva la possibilità di rivedere un po' questa strategia. Le sembra plausibile che possa capitare? non mi sembra molto plausibile, la strada ormai è stata imboccata, ci potrebbe essere un approccio più graduale, ma a me pare che l'Europa sia intenzionata ad andare avanti su questo terreno e quindi credo che non ci saranno marce indietro, forse si dilateranno un po' i tempi. Attualmente l'unica alternativa ai motori tradizionali è rappresentata soltanto dall'elettrico o ci sono altre forme, diciamo così, più ecosostenibili che potrebbero essere esplorate? Beh, c'è l'idrogeno naturalmente, e poi ci sono i carburanti a basse emissioni che possono essere utilizzati nelle autovetture ad alimentazione tradizionale, quindi delle alternative ci sono. E infatti si invoca da più parti la cosiddetta neutralità tecnologica, cioè si pone l'obiettivo e poi tutte le soluzioni che rispettano le condizioni di azzeramento, di contenimento delle emissioni, sono valide. Quindi non è una scelta a favore dell'elettrico e basta, è una scelta a favore delle auto che avranno
nell'anno stabilito, cioè che nel 2035 avranno emissioni zero di CO2, che sono appunto quelle a idrogeno e anche quelle con emissioni a carburanti biologici che non sono però a zero emissioni, però hanno emissioni molto contenute. Veniamo allo scenario italiano. Lei in un'altra occasione è stato ospite di questa trasmissione e ci ha ricordato come siamo il paese con il parco auto circolante più vetusto in Europa o comunque uno dei più vecchi. Secondo lei questa situazione è compatibile con una rivoluzione che in teoria dovrebbe essere innescata in tempi medio-brevi? Ma sì, ecco, anzi, questa è una condizione che dovrebbe accelerare questo processo, però proprio perché il parco circolante più è vecchio, più inquina e più è anche pericoloso per la circolazione stradale. Dovrebbe accelerare, ma per accelerarla occorre un investimento molto pesante in incentivi. E quindi noi siamo da un certo punto di vista in pole position perché avendo il parco circolante abbiamo maggiore necessità di sostituirlo, e però c'è una spesa notevole che a mio avviso non può ricadere solo su chi deve cambiare l'automobile e ragionando in termini diciamo europei non può ricadere solo sull'Italia se l'Italia ha un problema più serio degli altri. Allora, tra pochi minuti dopo la pubblicità, Presidente, vorrei anche provare a fare due conti perché abbiamo capito, si spera nell'arrivo degli incentivi, altrimenti per molti italiani acquistare queste auto di nuova generazione rischia di essere complicato. Lo vediamo tra un attimo a Estra, restate con noi. Bentornati a Estra, stiamo parlando di auto elettriche, la nuova frontiera che in qualche modo è stata tracciata nelle scorse ore dall'Europarlamento di Strasburgo con questa messa al bando dei motori tradizionali alimentati a benzina o diesel entro il 2035, anche se in realtà già da dicembre del 2024 non sarà più possibile acquistare motori, diciamo, veicoli con motori tradizionali. Gianprimo Quagliano è il presidente del Centro Studi Pro Motor, ci ha aiutato a inquadrare come si è arrivati a questo provvedimento. Adesso però, professore, dobbiamo parlare anche delle questioni più strettamente economiche, perché oggi quanto costa un'auto elettrica sul mercato italiano? Quella che costa meno costa intorno ai 24-25 milioni, 5 mila euro. Quindi costa molto. Costa come un'auto media. L'auto media in Italia costa intorno ai 24, la media dei prezzi delle auto è intorno ai 24 milioni, ai 24 mila euro. Però ci sono auto, come tutti sappiamo, che costano anche 10 mila euro. E quindi è un'auto che comporta un impegno abbastanza sostenuto, per cui sono necessari incentivi. Ecco, attualmente ci Incentivi, sono fra degli l'altro, ci sono, incentivi? ma sono poco utilizzati. Ah, quindi ci sono già gli incentivi. Certo, ci sono degli incentivi, c'erano anche l'anno scorso, però i fondi stanziati per gli incentivi sono rimasti in larga misura inutilizzati, perché nonostante gli incentivi, la gente non aveva ritenuto di avere convenienza a cambiare la propria auto acquistando un'auto elettrica, e questo essenzialmente perché è ancora pochissimo capillare la rete di distribuzione del carburante, quindi della necessità elettrica. Le colonnine sono molto poche e sono pochi anche gli impianti domestici. Gli impianti domestici si possono realizzare facilmente, però occorre lo spazio dove poter parcheggiare la macchina e arrivare con un collegamento elettrico, con una presa a cui l'auto elettrica poi si alimenta. Quindi questi sono i limiti, perché poi gli italiani non sono contrari all'auto elettrica, anzi diversi sondaggi dicono che c'è un certo interesse, però devono essere aiutati a fare questa scelta, aiutati in maniera consistente, sia creando le infrastrutture, sia con incentivi e con contributi economici notevoli. Stiamo parlando quindi di uno scenario che va costruito passo dopo passo. Diciamo, chi metterà in campo gli incentivi? Ci sono quelli governativi, anche se sinora pare di capire siano stati poco attrattivi, anche perché, ok, uno
può anche darci un contributo, ma se poi non hai soldi per le tre quarti del prezzo, magari ci pensa due volte prima di cambiare l'autovettura, al netto delle imposizioni che poi abbiamo capito scatteranno. Ma anche l'Europa pensa di mettere in campo risorse per incentivare questa transizione ecologica? Al momento non mi pare che ci sia un orientamento di questo tipo, ma forse in prospettiva sarebbe necessario. Senta, le chiedo un'altra cosa. Ceto Studi Promotor analizza, come abbiamo capito, anche un po' la composizione del mercato automotive, le varie tendenze, e io vorrei con lei parlare anche di costi di gestione. Un'auto elettrica è più conveniente, meno conveniente rispetto alle auto tradizionali? È decisamente più conveniente, costa meno andare con l'auto elettrica. Su questo ci sono dei dati che vengono sistematicamente pubblicati anche dall'ACI, sono i costi di esercizio delle autovetture, anche la stessa vettura con diverse alimentazioni con l'auto elettrica costa meno. Quindi da questo punto di vista c'è un vantaggio per Ecco, l'utente. questo potrebbe essere allora una buona notizia. Resta il nodo delle infrastrutture, che è un problema che le nuove frontiere dell'automotive hanno scontato, mi corregga se dico una castroneria, in passato, anche quando si era cercato di diffondere, per esempio, una rete distributiva per il metano, che sembrava fino a qualche anno fa, no, potesse essere la nuova frontiera, per una mobilità così più ecocompatibile. Mi pare che da quel punto di vista forse le infrastrutture hanno un po' tardato. Ma no, per il metano le infrastrutture c'erano. Il problema è che il metano è un alimento motore a combustione interna, quindi non è tra quei motori che vengono vietati, verranno vietati dall'Unione Europea a partire dal 2035. Vietati per quello che riguarda la vendita, perché quelli in circolazione potranno continuare ad essere utilizzati. Ma fra l'altro, la Fiat era fortemente impegnata sul metano e Marchionne non era a favore dell'auto elettrica. Si è convertito solo negli ultimi anni perché non poteva fare a meno di convertirsi quando tutto il resto dell'industria europea sosteneva l'auto elettrica, anche il gruppo Fiat, poi confluito nel gruppo Stellantis, si è allineato e quindi è impegnato come gli altri costruttori europei sul fronte dell'auto elettrica. Però i problemi secondo me restano e quindi non so quello che succederà di qui al 2035, non lo sa nessuno per la verità, però c'è un altro grosso problema, che la transizione ecologica con il passaggio all'auto elettrica ha senso se l'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, perché se è prodotta col carbone o col petrolio, ovviamente quello che non inquinano le macchine lo inquina chi produce energia elettrica. Quindi questo è un grosso problema da risolvere, perché altrimenti abbiamo fatto una grande rivoluzione per nulla. Perché Senta, questo poi è se un tema l'impatto è sull'ambiente, che interessante. si inquini sulle strade o che si inquini dove c'è una centrale, è assolutamente uguale. Ecco, lei ha toccato un altro tema che è di stretta attualità, perché proprio mentre da Strasburgo arrivava il via libera al veto dei motori benzina e diesel dal 2035, veniva pubblicata negli Stati Uniti questo, viene chiamato uno studio, un manifesto di un gruppo di accademici dell'Università della California che dice: attenzione, perché la produzione di queste auto elettriche è molto più impattante sull'ambiente, anche per la composizione di alcuni componenti. Io poi non sono un addetto ai lavori, quindi ammetto la mia assoluta ignoranza. E quindi anche questo aspetto, secondo lei, andrebbe valutato? Davvero rischiamo di avere auto, che possono essere, peggiori del male che si stava cercando di curare? Beh, il grande problema è quello delle batterie. Le batterie al litio hanno una caratteristica che se si incendiano bisogna aspettare che il litio sia bruciato tutto, non c'è modo di spegnerle. Infatti ci sono in itinere delle misure che dovrebbero vietare di parcheggiare le auto elettriche in garage sotterranei, come succede ad esempio attualmente per le auto a GPL. Perché c'è questo problema non risolto, che il litio è fortemente
infiammabile, se prende fuoco non lo si spegne più. Poi la batteria, naturalmente una batteria hanno un peso e un volume molto importante, quindi c'è anche molto litio. Questa è una grande questione che, per la quale al momento non è stata trovata alcuna soluzione. È una questione di, secondo me, discreta importanza. Stiamo parlando della sicurezza dei cittadini, quindi spero che venga posta in qualche modo all'ordine del giorno. Le faccio due domande, poi la lascio, Presidente. Ovviamente queste misure si riferiscono alle autovetture, agli autocarri, però noi sappiamo come in Italia almeno anche il parco dei mezzi pubblici è molto spesso sotto accusa perché è ritenuto molto inquinante. Noi trasmettiamo da Roma, dove abbiamo una flotta, credo, tra le più vecchie d'Italia. In altre regioni, mi viene in mente l'Emilia-Romagna, ma non è sicuramente l'unica, c'è da questo punto di vista da più tempo una maggior sensibilità. In qualche modo questo giro di vite riguarderà anche il trasporto pubblico? Certamente, finirà per riguardare tutti i mezzi di trasporto su gomma, perché, e anche non su gomma, perché è inevitabile, la logica è questa. Quindi se si va avanti, e secondo me si andrà avanti, anche se ci sono molte resistenze, anche da parte, mi pare, dell'attuale governo italiano, però si va avanti e certamente questo orientamento dovrà interessare anche i mezzi pubblici. Ecco, lei ha fatto un ultimo riferimento alla politica. Il Centro Studi Promotor è un organismo tecnico che so non entra nel merito delle decisioni, delle scelte politiche, però un parere io glielo chiedo. Sinora le preoccupazioni hanno riguardato, mi pare di capire, soprattutto l'industria dell'auto, c'è cioè il timore che possa essere penalizzata da questi provvedimenti. Immaginiamo l'industria dell'auto rivolta al grande masse, perché so che tra le deroghe c'è per esempio quelle case automobilistiche tipo Maserati, Lamborghini, Ferrari, che almeno per il momento saranno esentate dall'adeguamento a questi provvedimenti, cosa che forse non riguarda le altre marche, diciamo, di più larga distribuzione. Se lei fosse in qualche modo chiamato a dare un parere tecnico, è questa la strada da percorrere? Che tipo di aggiustamenti andrebbero proposti? Se è possibile ancora farlo in sede europea, oppure è giusto fare le barricate? Beh, le barricate secondo me è giusto farle solo quando non ci sono altri rimedi. Secondo me i rimedi ci sono e la richiesta della neutralità tecnologica secondo me è una richiesta più che ragionevole, cioè invece di indicare una soluzione indichiamo un obiettivo, poi tutti quelli che raggiungono l'obiettivo in qualsiasi modo va bene. E quindi credo che la mediazione si farà sostanzialmente su questo. Io ringrazio Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. Buon lavoro a lei e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Eh sì, questo è un tema sul quale inevitabilmente sarà necessario tornare. Avete sentito i pro e i contro, anche quanti nodi ancora attendano di essere sciolti, dalla questione dei costi che necessariamente richiede l'intervento di contributi pubblici per aiutare le famiglie a cambiare autovettura laddove non ne abbiano la disponibilità finanziaria, ma anche avete sentito i problemi di sicurezza su questa nuova tecnologia, questo litio, che è sicuramente utile da un punto di vista del risparmio ambientale, ma presenta non pochi dubbi sul fronte proprio della sua pericolosità. Adesso abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, poi a rientro, come sempre, nello spirito di questa trasmissione. Voltiamo pagina, state con noi. Bentornati a Estra. Abbiamo parlato tante volte del caro bollette, torniamo a farlo in questa occasione, intanto per capire quale scenario si va a delineare nei prossimi mesi, ma anche perché tirando le somme di un 2022 che è stato particolarmente critico, il Centro Studi di Facile.it ha scoperto che sì, è vero, dietro ai rincari di luce e gas c'è anche la speculazione, oltre all'aumento della materia prima, diciamo così, delle materie prime all'ingrosso, ma talvolta, beh, forse anche noi cittadini non siamo abbastanza oculati e non approfittiamo magari di quelle piccole o grandi opportunità che le
regole, le norme potrebbero darci. Per esempio, voi sapete la differenza tra il mercato libero e il mercato tutelato? Quando parliamo di gas ed elettricità, in collegamento con noi c'è Andrea Polo, che è il direttore della comunicazione di Facile.it. Bentornato. Buonasera, Andrea. Grazie mille, bentrovati. Allora, io partirei proprio da questa domanda, perché voi questo sondaggio l'avete fatto a un campione di italiani e che cosa è emerso? È emerso che tanti, tantissimi, troppi non conoscono nemmeno la tipologia del contratto che pagano, per cui non sanno se la loro fornitura di gas è nel mercato libero o nel mercato tutelato. Non parliamo di poche eccezioni, ma parliamo addirittura di 15 milioni di italiani. Ovviamente non sapere questo impedisce poi di poter godere di eventuali situazioni migliorative. Ecco, anche perché questa che è una differenza tutt'altro che formale, può anche avere una bella ripercussione sulle spese che noi dobbiamo sostenere per l'approvvigionamento energetico. Qual è la differenza tra il sistema di mercato libero e quello invece del mercato tutelato? Nel mercato tutelato, diciamo così, il prezzo è fisso e identico per tutti quanti, c'è un solo operatore in estrema sintesi, e quindi anche gli aumenti di cui sentiamo parlare periodicamente o quelle che sono le grandi oscillazioni di mercato si riferiscono soprattutto a questa tipologia di contratto, a questa tipologia di comparto. Il mercato libero invece è quello in cui operano diverse compagnie, in cui quindi possono essere presenti delle offerte diverse rispetto a quella normale, standard, e dove ciascun consumatore può trovare quella che è l'offerta migliore per le esigenze proprie o della propria famiglia. Tra l'altro è possibile fare il cambio da libero a tutelato, da tutelato a libero, un numero n di volte, non c'è un numero massimo di sostituzioni dei giocatori in campo per intenderci, e questo ovviamente consente, nel momento in cui noi prendiamo in mano le redini della nostra vita, di orientare anche la spesa in quella che è al momento la situazione economicamente più vantaggiosa per ciascuno di noi. Quindi diciamo che noi abbiamo uno strumento importante per in qualche modo mitigare gli effetti di questa ondata di rincari che purtroppo da mesi si sta abbattendo anche sulle famiglie italiane. Il problema è che spesso non lo sappiamo o non sappiamo usarlo. È correttissimo. Per dare dei numeri, nell'ultimo anno la nostra bolletta nel mercato tutelato è per l'appunto aumentata del 108% per quello che riguarda l'elettricità e del poco meno del 58% per quanto riguarda invece il gas. Chi magari negli anni precedenti invece aveva sottoscritto nel mercato libero delle offerte a prezzo fisso e bloccato non ha subito questi rincari, e certo, in questo caso è stata in qualche maniera una fortuna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, però la bravura di queste persone è stata quella, prima di arrivare a questa situazione, di guardarsi intorno e trovare quelle che potevano essere delle condizioni migliori ed economicamente più vantaggiose. Senta, ma non è che all'origine c'è anche un problema di natura semantica, un equivoco di natura semantica? Uno si immagina che se un mercato è tutelato, in teoria dovrebbe essere un po' più sicuro, anche al riparo, per così dire, dalle speculazioni? Evidentemente non è così. C'è un problema di natura semantica che ha correttamente messo in evidenza lei ed è, in inglese direbbero self-explaining, cioè si capisce da sé, è un termine che senza dubbio può trarre in inganno. La tutela deriva dal fatto che l'autorità opera in quel mercato, imponendo determinate tariffe. C'è però anche un problema di natura psicologica, ovvero noi siamo abituati a considerare le tariffe di luce e gas come qualcosa di imposto dall'alto, di definito dal cielo e su cui noi non possiamo agire in alcun modo. Vero fino a un certo punto, come abbiamo imparato nel corso degli anni a confrontare per i biglietti aerei, per gli alberghi,
per i treni, e potrei continuare all'infinito, le assicurazioni, insomma, tanti, tanti, tanti comparti, dobbiamo decidere di incominciare a capire che è il caso di guardare con più attenzione anche la bolletta, a partire, come abbiamo detto prima, dal capire se siamo nel mercato libero o nel mercato tutelato, e capire anche, eventualmente, se scegliamo di migrare verso il mercato libero, quale sia l'operatore che offre la condizione migliore, e all'interno dell'offerta di quel singolo operatore scegliere poi il prodotto più adatto a noi. Insomma, diciamo che noi decidiamo di andare a comprare in un negozio che riteniamo ci piaccia di più, che abbia un'offerta migliore. Abbiamo bisogno di un pantalone, poi all'interno di quel negozio troveremo il pantalone che addosso ci sta meglio. La differenza è che di solito, se andiamo da un sarto a farci fare un pantalone, magari su misura, spendiamo di più rispetto che a comprarne uno standard. In questo caso, paradossalmente, l'abito tagliato su misura ci fa risparmiare. Ecco, questo è naturalmente un primo approccio per un cambio anche, se vogliamo, di paradigma, no? Diceva prima Andrea Polo, il nostro interlocutore, uno si immagina che la tariffa del gas e della luce in qualche modo sia imposta dall'alto, invece no, bisogna saper scegliere, bisogna saper intanto leggere le bollette che, nonostante le varie authority in più occasioni abbiano chiesto di semplificarle, ancora oggi, secondo me, sono un po' ostiche da decifrare, e poi però bisogna capire, come dire, qual è l'offerta più adatta a noi? E qui rischia di essere complicato, visto che è una vera e propria selva di offerte, di proposte, quelle che noi rischiamo di trovare sul mercato. Come si fa a capire qual è quella più giusta per noi? Allora, intanto la prima cosa, il primo consiglio che mi sento di dare a chi ci sta ascoltando oggi è di guardare all'interno della bolletta una voce, che è quella della cosiddetta materia energia, cioè quanto noi ripaghiamo, a quanto ci viene rivenduta, anzi meglio ancora, l'energia che il fornitore compra all'ingrosso. Tornando all'esempio che dicevamo prima, il commerciante compra il pantalone all'ingrosso e poi a noi lo rivende ad una determinata cifra. Quello è l'unico elemento su cui noi possiamo veramente decidere, perché tutti gli altri, le spese di gestione del contatore, gli oneri di sistema, il mantenimento della rete, sono identici per tutti gli operatori e per tutti i mercati. Come scegliere però, ad esempio, all'interno di uno stesso bouquet di offerte di un fornitore X, quella più adatta a noi? Analizzando le nostre abitudini di consumo. Per cui se, ad esempio, noi siamo una coppia che lavora prevalentemente fuori casa, che non ha magari dei bambini piccoli, beh, potrebbe essere opportuno scegliere una tariffa per l'elettricità che ha dei costi più contenuti dopo un certo orario, quindi quello in cui noi presumibilmente saremo a casa, accenderemo il televisore, accenderemo i condizionatori d'estate, faremo le lavatrici e via dicendo. La stessa coppia poi si trova ad avere un bimbo magari, quindi il bambino ha bisogno di un uso della casa diversa e quindi anche lì potremmo decidere di cambiare, spostarci dal biorario, scusate, che è quello che dicevamo prima, a monorario, quindi una tariffa che rimane identica per tutte le 24 ore della giornata, o magari invertire, se siamo più presenti di mattina e meno presenti di sera, fare il contrario e quindi decidere di pagare meno nelle ore in cui noi siamo in casa e pagare invece di più nel caso in cui in maniera eccezionale ci dovessimo trovare a sfruttare l'energia elettrica in un momento del giorno che di solito non è quello in cui lo facciamo. Quindi diciamo che gli strumenti ci sono, ancora una volta dobbiamo essere noi a fare lo sforzo di provare a capire un po' intanto quali sono le nostre esigenze e poi districarsi tra le varie offerte che ci sono, ma i comparatori di offerte, come mi permetto di definire anche la piattaforma di facile.it, servono proprio a questo, no? A Esatto. discernere qual è la soluzione migliore, Andrea. Ma non solo, se noi non abbiamo confidenza con questo genere di argomenti, se non ci sentiamo ancora sicuri di farlo, attraverso piattaforme come facile.it, come diceva correttamente lei, o anche, strutture miste, noi stessi in Italia abbiamo circa 50 negozi in giro, da nord a sud, quindi se si vuole,
se si preferisce parlare fisicamente con qualcuno, si può fare anche questa scelta di recarsi in uno degli store. Ci si può semplicemente fare aiutare da un consulente che gratuitamente analizza la bolletta e ti dice: bene, in base a questi consumi, le fasce orarie in cui usate di più l'energia sono queste. Fate questa scelta perché per voi potrebbe essere la migliore. Ha due condizioni importanti da ricordare. Uno, nessuna scelta è definitiva, per cui se io mi muovo dal libero al tutelato, posso domani rispostarmi dal tutelato al libero e viceversa. E soprattutto il cambio è sempre, sempre gratuito. Non c'è mai da pagare nulla per il cambio e mai, si tratta di un servizio essenziale, la luce, ricordiamoci questo, mai rimarremo al buio, mai rimarremo senza gas, perché comunque sia il passaggio viene gestito direttamente tramite i due operatori, quello che lasciamo e quello verso cui andiamo a invece diventare nuovo cliente, e saranno loro stessi a gestire senza che questo impatti in maniera negativa sul consumatore. E allora ci lasciamo con questi consigli. Io intanto ringrazio Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it. Grazie per essere stato con noi questa sera e speriamo di aver dato Grazie a un voi. Grazie contributo alla conoscenza dei nostri ascoltatori. Buonasera e buon lavoro, naturalmente, Andrea. mille, altrettanto a voi. E adesso noi siamo ai saluti perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi lasciamo agli altri programmi della nostra emittente. Se volete, Extra torna domani alla solita ora. Buon proseguimento e alla prossima. Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio.